Cavalieri, eccoci di nuovo qua da nostro padre. Furtarelli aiuta la banda a dirottare le consegne della fogna. Ma l'altra missione che abbiamo saltato? No, non conta? Emil deve scompigliare i cartelli e ti sta aspettando al banco del macellaio. Ok. Quindi trova la palla per topi e portagliela. Va bene. Sei stato bravissimo a recuperare il matterello dalla cucina. L'abbiamo e ancora non ho capito cosa ci serve. Va bene. Inoltre, torna alla bilancia del banco delle verdure. Va bene. Devi abbassare anche il nastro trasportatore. Il pulsante è sul pannello di controllo principale. D'accordo. E abbiamo ancora 10 minuti per fare di nuovo questa missione. Va bene. Che devi girare tutti i cartelli per confondere le consegne. Vabbè, io guarda. Ricevuto. Io vado dove vedo i segnalini. Poi il gioco fa quello che deve. Ma. Sì. Sembra quei meme dove uno lancia la palla, poi la palla rimbalza in posti totalmente a caso. E quel bambino lì lo odio. Ok, dove devo andare? Io? Forse di là? Allora, calmati. Che succede? Che diavolo? Oh, ecco qua. Sto dicendo, che diavolo sta succedendo? Minigioco sbloccato. Di qua dove dobbiamo andare? Un diversivo, subito! Ecco fatto. Ho imparato che in realtà fare quella roba lì... Calmo! Fare quella roba lì del salto non me ne serve a niente. Come dicevo, basta prendere velocità. Fermati qui, visto che questo è l'unico pezzo di filo a tempo. Eccoci qua. E andiamo da Gid. Cosa sta facendo? Con la rana che ci guardava. Non ho capito che cosa abbia fatto, ti giuro. Io l'ho guardato, ma non ho idea di che cosa sia appena successo. Becca di questo. Vabbè, guarda. Ok, qua che... Ui, stupida aragosta. Dove dobbiamo andare? Di qua. Intanto qui è ancora... Dopo un giorno intero c'è ancora la salsa per terra. Non so se devo proseguire... Oh, guarda, il nostro amico sous-chef. Vabbè, Gusto lo diceva. Il mercato è la zona dove il grande chef trova tutto quello che gli serve. Ed ecco qua il nostro prossimo obiettivo. Devo lanciarmi? Non lo so. Non so se era l'obiettivo giusto. Anche perché gli obiettivi sono di là. Ah, forse ho capito, aspetta. Allora, dobbiamo... Forse lanciarci di sotto. Muova i pulsanti del nastro trasportatore. I pulsanti sono di qua, Gusto. Sì, per l'harbor. Donna mia, non sono esplosi neanche fino a che non ci sono arrivato. Tieni. Ecco fatto. Quello ora si abbassa. I pulsanti. Sì, i pulsanti. I peperoncini vanno dall'altra parte. No, ti prego, non dirmi che gli vanno addosso. Ti prego. Io intanto eviterei... grazie della moneta. Stavo dicendo, eviterei di farmi vedere dal nostro amico chef. Su chef. E dobbiamo andare di qua. Giusto? No, è qua sopra. Sopra questo tavolo. Il punto è come ci arrivo sopra quel tavolo ora. Passando per questa molla. Eccoci qua. Giusto? Devo andare qui? Sì, devo andare sulla bilancia. Come ci arrivo sulla bilancia? Passando su queste scatole. Ecco fatto, perfetto. Uno, due. E mettiamo un po' di peso. Sì, la miseria, un po' di peso. Manco pesassi 2 tonnellate. Rapid mom, prima che Skinner ti veda. Santo Dio. Dove devo andare ora? Ok, credo che devo andare da questa parte, giusto? Non lo so. Ah no, eccola lì, perfetto. Su questa scatola. Ecco fatto. E vai, vola!
Sì, vabbè, con quale distanze però? Che sta succedendo? Ah, ecco cosa serviva. Sì. Che piano magistrale, la banda Bassotti, la banda Topotti. Vabbè, di nuovo sta sequenza di corsa, no. La banda Bassotti, Topotti. Speriamo che non sia peggio dell'altra volta. Ma nessuno si fa delle domande vedendo uno chef che insegue un topo in mezzo a un mercato. Corri più in fretta che puoi e non lasciare che Skinner ti prenda, va bene. Aiuto! C'è un uomo che cerca di prendermi! Elpatemi! E scivola sul pesce! E ora mi inseguono i barili tipo... sì! Inseguono i barili tipo Crash Bandicoot! Muori! Muori! Scappa, scappa, scappa! Corri! Come corre? Sì, vabbè, ha distrutto... quattro angurie passandoci accanto. Io tanto continuo a muovere. Io sto tenendo lo sticker in giù e basta. E poi piano piano ogni tanto mi muovo a destra, ogni tanto a sinistra. Ogni tanto schiaccio triangolo per aumentare la velocità. Ok, questa volta questa volta non me l'aspettavo. No, di nuovo dall'inizio, per favore. Abbiate pietà di un povero geco innocente. Poi io queste sequenze qua le ho sempre odiate, perché devi correre in avanti, però non vedi cosa c'hai davanti. E l'ho sempre odiate, fin da bambino, ste cose. Infatti era uno dei livelli di Crash Bandicoot che più odiavo, sta cosa. Di nuovo a sinistra era. Sì, vabbè. Come fa lui a passarci senza cadere in mezzo? Cazzo, nell'acqua! Eccoci, di nuovo qua. Perfetto. Forse qui siamo a un checkpoint, lo spero. Perché dovessi rimorire a caso... non mi andrebbe proprio di rifarmi tutta quella parte. Aia! Stupidi granchi... Sì, ma poverini, li sta schiacciando. Sta ammazzando delle piccole vite innocenti. Io devo aumentare un po' la distanza fra me e lui. Ecco, fa, ui. Sei angurie terrificanti. Ok, qua ci sarà sicuramente da saltare. Oh, calmo. Ok, lui è bello distante a questo giro. Ok. Qua siamo di nuovo nella stessa zona di poco fa. Perfetto. Così a questo giro già sapevamo dove saltare perlomeno. Ecco fatto, dobbiamo anche evitare i cartellini del prezzo che sennò ci rallentano per niente. Per fortuna... che il ghiaccio invece ci dà un po' di distacco in più da lui. Beh, siamo belli lontani, devo dire, eh? Oh no, delle torte! Sono troppo basso, non riesco a prenderlo, quel maledetto topo! Io spero che paghi tutto lui i danni però poi, eh? E non il ristorante, perché... cioè, ha distrutto... Almeno... 300, forse anche di più, euro di torte. Visto quante erano. Oh no, di nuovo questa zona. Ok, calmo. Calmo. Questa zona è terribile dall'altra parte. Ecco fatto, ok. A questo giro ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Siamo già al terzo giro che facciamo da quella zona, eh. Cioè, sincero, basta. Non ce la faccio più a correre. Lasciami in pace. Chiamate il WWF, per favore. C'è un topo inseguito da un tizio vestito da chef. Ti prego, dimmi che ci siamo. È vero, adesso passiamo dove c'erano le torte, dove c'erano le angurie.
Ok. Scusatemi se in questa parte non parlo tantissimo, ma appunto sono concentrato a non cadere, no! Però per fortuna non siamo respawnati troppo lontani, mi sembra. Ok, qua dobbiamo di nuovo fare attenzione a dove saltiamo e come saltiamo. Perfetto. Forse siamo alla fine. Aumentiamo la distanza fra noi e lui. Ciò che per lui è un saltino, per noi è il salto della vita, santo cielo. Oh, ce l'abbiamo fatta. No, poverino. Ok, per fortuna non siamo morti troppo distanti dalla fine. Questo giro non abbiamo dovuto rifare troppe volte il percorso. E si è aperto un altro percorso, guarda un po'. E quella cos'è? Spero sia limonata.